Iniziamo allora questo incontro. Ho pensato che, essendo in Quaresima, la metafora che ci può unire in questo incontro che raccoglie tutti gli operatori pastorali, quindi i catechisti, gli operatori della liturgia, gli animatori della Caritas, attorno a questa immagine del deserto che non a caso campeggia anche nel numero di questa settimana di Frontiera. E per introdurci in questa metafora, abbiamo voluto fare riferimento a un deserto che conosciamo tutti da qualche mese. Cominciamo da qui. Torniamo al deserto. Mi colpì all'inizio del suo ministero pastorale quello che Papa Benedetto ebbe a dire con queste parole: vi sono tante forme di deserto, e faceva riferimento ai deserti interiori, che sono, per così dire, il contrappasso di quelli esteriori. Ciò che è all'esterno
di noi stessi è spesso soltanto una pallida immagine di ciò che è in realtà dentro di noi. Vi è il deserto della fame e della sete, il deserto dell'abbandono e della solitudine, dell'amore distrutto. Vi è il deserto dell'oscurità di Dio, dello svuotamento delle anime senza più coscienza della dignità del cammino dell'uomo. I deserti esteriori si moltiplicano nel mondo perché i deserti interiori sono diventati così ampi. Ecco, io partirei da qui per dare motivazione e anche per dare prospettiva al nostro impegno. Ciascuno di noi pensi a se stesso, naturalmente, al proprio deserto interiore, di cui quello esteriore è qualche volta soltanto un riflesso, ma è proprio da qui che dobbiamo partire per cercare di ritrovare Dio, che è poi lo scopo ultimo della Chiesa. E infatti il motivo per cui, diciamo così, il deserto spesso finisce per essere una metafora della nostra vita è perché in fondo mai come in questo momento storico sembra che viviamo dentro un deserto. Ci sentiamo spesso dentro una condizione in cui si sono persi i punti di riferimento e in cui sembra di annaspare. Qui a Rieti si fa sempre una polemica infinita sul deserto del centro storico, sui problemi dei commercianti, ma in realtà il problema vero è proprio quello per cui nella nostra condizione oggi spesso mancano dei punti di riferimento, ci sentiamo un po' abbandonati a noi stessi e questa è una condizione che riguarda tutti, a Rieti come nelle grandi metropoli, nei piccoli centri come in altre nazioni. Questa condizione del deserto perciò mi sembra che sia un po' il nostro essere oggi e in un certo senso fotografa la condizione non soltanto della nostra vita, ma anche direi della società in cui viviamo. Ed è in questo deserto che allora occorre ritrovare quello che il deserto ci offre, perché il deserto è qualcosa di assolutamente negativo, in cui nessuno si sogna mai di stare. Però il deserto, lo sappiamo dalla scrittura, è anche il luogo nel quale si fa un incontro con Dio che non ha l'eguale. Il deserto diventa, anzi, addirittura l'occasione per ritrovare Dio. E vorrei che allora questa metafora del deserto la sentissimo all'inizio di questo cammino della Quaresima come la nostra condizione da cui però partire, perché insieme vogliamo cercare nel deserto di ritrovare proprio Lui, che è la condizione per poter ritrovare l'orientamento. Io non sono mai stato nel deserto, non so se qualcuno di voi c'è stato, ma insomma dicono che è un'esperienza travolgente per l'impatto che ha, nel senso che ci fa percepire la nostra piccolezza, il nostro essere indifesi, fragili, senza alcun appiglio, si è veramente a mani nude quando si è nel deserto. Ecco, io credo che nella nostra società di oggi ci ritroviamo dentro questa atmosfera, però paradossalmente questo è proprio il luogo che ci consente di ritrovare la ragione del nostro impegno. E vorrei dire che la Chiesa a questo unicamente serve, a costituire una sorta di bussola per orientarsi. Siamo nel deserto, però vogliamo insieme ritrovare la strada per attraversarlo. E la Pasqua è precisamente questo cammino che ci conduce attraverso questa strada insidiosa, non priva di momenti di difficoltà, a ritrovare Dio e a ritrovare anche la nostra vita. E la Chiesa, questo lo vorrei dire perché spesso ognuno di noi ha una sua idea di Chiesa, che cosa servirebbe la Chiesa, perché la Chiesa è necessaria, ma la Chiesa è unicamente questa bussola che serve in questo deserto a far ritrovare la strada che conduce a Dio. E quindi il senso di quello che io vorrei proporvi questa sera come preambolo a una possibile breve discussione anche tra di noi
per dare senso al vostro impegno nelle singole parrocchie, nei movimenti, nei gruppi, è proprio quello di comprendere la Chiesa come questa strada nel deserto che ci consente però di ritrovare Dio e perciò la nostra vita. E vorrei fare questo non ricominciando ogni volta da zero, ma ripartendo da quello che ha visto un po' il nostro incontro pastorale come un momento nel quale ci siamo già scambiate delle idee, in cui ci siamo dati anche già degli impegni per cercare di trovare una continuità, perché non è che ogni volta dobbiamo buttare dentro cose nuove, dobbiamo invece avere il senso che stiamo facendo un cammino. Questa parola cammina era uno dei tre verbi: camminare, costruire, confessare. Ripartiamo da qui, non è che ogni volta ne tiriamo fuori altri. E allora cominciamo appunto dal camminare, che in questi mesi dopo l'incontro pastorale ha significato alcune cose di cui forse siete più o meno consapevoli, che vorrei con molta semplicità mettere a vostra conoscenza, perché questo ci dà l'idea del cammino che stiamo facendo, nel quale abbiamo fatto fondamentalmente tre scelte che erano già state preannunciate nell'incontro pastorale di Contigliano. La prima scelta era quella di riaggregare il territorio, cioè di rendersi conto che la nostra Chiesa è innanzitutto legata a un territorio che non coincide con le mura di Rieti, ma che ha a che fare, come nella sua tradizione, con cinque zone pastorali, che sono queste che qui vedete e che immagino conoscete un po' tutti. Qui al centro la parte più verde è Rieti, che dal punto di vista della popolazione è sicuramente la parte più cospicua, ma poi ci sono le altre quattro zone pastorali, che sono il Monte Piano Reatino, cioè la zona che va verso l'Umbria, e sono poi lì nel verde un po' più scuro sulla destra Città Ducale, la Valle del Velino, il Leonessano, compreso ovviamente sullo sfondo Amatrice ed Accumoli, e poi abbiamo la Valle del Turano, che è questa zona, e la Valle del Salto. Al contrario, ecco, beh, meno male che siete stati ecco, queste cinque zone fa parte della prima scelta, in cui il territorio è qualche cosa da cui partire, perché la Chiesa è sempre stata legata a un territorio, cioè non vive sulle nuvole la Chiesa. E dire territorio significa allora far riferimento a delle zone che sono omogenee dal punto di vista socioculturale, cioè hanno qualche cosa che le caratterizza insieme. Se penso per esempio alla zona che alla zona della Valle del Turano, che va verso Carzoli, verso l'Abruzzo, penso a una serie di piccole comunità che hanno però in comune alcune cose, per esempio il fatto che a scuola quei pochi bambini vanno nello stesso posto, il fatto che hanno alcune forme di servizi in comune. Laddove questo accade, voi comprendete che il territorio diventa già una comunità. La Chiesa non prescinde mai da questo. Perciò questa prima scelta delle zone pastorali, secondo me, è un primo modo per riconoscerci come Chiesa. E le zone pastorali, che qui hanno una lunga tradizione, poi sono state declinate variamente in vicarie, magari con un numero addirittura superiore, ci dicono una prima scelta che è importante per capire chi siamo, quello di riaggregare il territorio. Com'è questo territorio? È un territorio minuto, ce ne rendiamo conto tutti, però vorrei dire che è vivo, non è ancora spento completamente. Se penso alla Valle del Salto, da quest'altra parte perciò, credo che tutti sappiano che lo spopolamento è continuato in questi decenni, però ci sono ancora complessivamente più di 10.000 persone in questa zona. E allora dire che questi territori sono minuti, ma sono vivi, significa rendersi conto che forse a partire da queste cinque zone
è pensabile che si possa insieme fare qualche cosa. Questa era la prima scelta, riaggregare il territorio. La seconda scelta è, diciamo così, quella di unificare i servizi che hanno a che fare con la vita ecclesiale, cercando di avere un quadro di quali sono questi servizi, questi uffici, li chiamiamo un po' in modo solenne, e soprattutto qual è la connessione tra di loro. Ora, nella Chiesa, fondamentalmente, gli uffici, i servizi sono tre, perché queste sono le tre cose che la Chiesa non può non fare: evangelizzare, celebrare, o se volete festeggiare, e poi fare la carità. Sono queste le tre cose che descrivono compiutamente una comunità cristiana. Una comunità che festeggia ma non evangelizza o non fa la carità non è una comunità cristiana. Una comunità che fa solo la carità ma non celebra né evangelizza non è una comunità cristiana. Questi tre servizi, carità, catechesi, liturgia, sono, per così dire, le tre azioni che fanno una chiesa. Potremmo dire anche nel piccolo di una parrocchia sperduta, è tale se non fa solo la messa, ma se trova forme per evangelizzare e se trova anche azioni per fare la carità. Tutte e tre queste cose dicono chi è la Chiesa. Non è mai l'una senza l'altra. Tutte e tre, catechesi, liturgia, carità. So che per voi queste cose sono note, ma è importante che, volendo ricomprendere il senso del nostro cammino, sappiamo di più e con maggiore consapevolezza chi siamo. Riaggregare il territorio, dunque, e unificare attorno a queste tre azioni. Questo significa che allora questi tre grandi momenti hanno da declinarsi anche dentro una serie di altre realtà. La pastorale della salute, per esempio, non so se c'è il nostro Nazareno, ma non mi pare di averlo visto, che fa tanto sul piano, per esempio, della cura dei malati, insieme naturalmente con le suore, con i cappellani, è in realtà una cosa che deve essere collegata a questa grande azione della carità della Chiesa, così come i problemi sociali e del lavoro, così come chi si occupa dei migranti, che sono una grande questione e che hanno a che fare con un problema di fronte al quale noi cristiani non possiamo rapportarci semplicemente di pancia, come si usa fare oggi nei talk televisivi, li vogliamo o non li vogliamo. E da ultimo l'ufficio missionario, non certo per ultimo, cioè questa dimensione di attenzione alla Chiesa che va a portare il Vangelo anche lontano da noi. Vedete, la carità ha a che fare con tutte queste dimensioni e gli uffici collegati in qualche modo dovrebbero essere con la carità strettamente connessi, per evitare che ognuno vada per proprio conto e ciascuno in un certo senso certe volte faccia il doppione dell'altro. La catechesi, l'evangelizzazione, è sì ciò che ha a che fare con l'annuncio della parola, con il catechismo, ma ha anche una serie di servizi che sono congiunti, come ad esempio quello delle comunicazioni sociali, che in qualche modo dovrebbe servire ad essere una forma di divulgazione, di conoscenza. Anche il giornale può essere una forma attraverso la quale noi, come comunità cristiana, veniamo a conoscere chi siamo, perché senza comunicazione la comunione è molto difficile. Se non c'è comunicazione, banalmente, tra due persone, la comunione fa fatica ad emergere. Ma non solo questo ufficio, anche la famiglia, i giovani, la stessa pastorale scolastica e ancora l'ufficio pellegrinaggi. La terza dimensione, che è quella della liturgia, ha a che fare con l'ufficio liturgico, ma anche, per esempio, se qui ci sono dei cantori, con la scuola Cantorum di Cesana, ma vorrei dire anche con quelli che nelle parrocchie, vedo la maestra del coro di Vazia, che fanno questo tipo di servizio. Chi canta non è che possa pensarsi a prescindere dall'ufficio liturgico, non è un'altra cosa. Allora questa seconda scelta, dopo riaggregare il territorio, è quello di unificare i servizi, almeno avere
in mente questo. Terzo e ultimo passaggio, che direi è ancora più importante, ha a che fare con quella parola un po' che oggi è tornata di moda, che si chiama la sinodalità, cioè il fatto di avere dei momenti in cui ci si possa confrontare. Come? Attraverso quegli organismi che il Concilio Vaticano II ha rilanciato e che però, come oggi in genere nella nostra società, soffrono una certa fatica. Mi riferisco ai consigli pastorali, ai consigli più diversi, quello dei sacerdoti, il collegio dei consultori, la consulta delle aggregazioni laicali, quella che ha a che fare con i religiosi e le religiose. Questo momento del confronto, del dialogo, è un momento importante perché si possa avere dei momenti in cui ci si confronta. Nella nostra Chiesa manca all'appello solo il Consiglio Pastorale diocesano, che sta per essere compiutamente definito con quelle che sono le persone identificate dalle 5 zone pastorali. Don Paolo Blasetti è quello che ha studiato questo nuovo Consiglio Pastorale dal punto di vista della procedura. Ma ecco, per chiudere questa cosa, è importante che ci siano anche nelle parrocchie queste forme di confronto. So bene che due sono quelle veramente necessarie, anzi, a dirla tutta, una sarebbe veramente richiesta, che è il Consiglio per gli Affari Economici. In ogni parrocchia, per quanto piccola, ci dovrebbe essere un gruppetto di persone, due, tre, che con il parroco fanno il Consiglio per gli Affari Economici, cioè stilano, per così dire, il bilancio delle entrate e delle uscite e rendono trasparente quello che c'è. Questo è esigito in senso stretto, ma vorrei dire che anche in una piccola parrocchia è opportuno che ci sia il consiglio pastorale, cioè un gruppetto di persone che coadiuvano il parroco responsabilmente. So che oggi è molto difficile, guardate soltanto per un istante la fine dei partiti, non ci stanno più. L'altra sera facevamo vedere in una delle trasmissioni una di queste case del popolo dove il Partito Comunista aveva formato i suoi dirigenti. C'erano dei ragazzi che stavano lì perché è appunto un luogo anche dove c'è il biliardino e altro, ma per nulla interessati a quello di cui lì si parlava, per tante ragioni, ma soprattutto si vede che anche nei partiti oggi non c'è più quel momento del confronto, del dialogo. Noi stiamo dentro una società nella quale c'è un po' la tendenza a delegare di volta in volta all'uomo forte, che poi viene sistematicamente impallinato strada facendo. Allora, secondo me, quest'idea, che è la terza, dopo riaggregare il territorio e unificare i servizi, di un momento di ascolto, di confronto attraverso i vari consigli, è fondamentale. Anche se è faticoso, perché ricordo bene, anche quando ero parroco, che il consiglio pastorale era sempre un po' ciò che creava ansia, perché nel consiglio pastorale poi si mettono sul tavolo anche le cose che non vanno e uno non ama, diciamo, sempre essere messo sotto processo o in discussione. Certo, sarebbe importante che chi fa parte del consiglio pastorale non sia semplicemente un opinionista che si limita a dire quello che gli altri dovrebbero fare, ma si mettesse in gioco lui per primo. Qualche volta effettivamente può accadere, ma è importante questo momento del dialogo. Ecco, direi che tutto questo rende possibile allora alla Chiesa anche di poter dialogare al suo interno in una forma in cui tutti i soggetti, ma direi anche tutte le esperienze, penso nel nostro contesto al Cammino Nuovo Catecumenale, all'Azione Cattolica, ai Focolarini, all'OFS, alle confraternite e chi più ne ha più ne metta, possano avere dei momenti nei quali si ritrova l'insieme. Perché è vero che ciascuno viene da una esperienza particolare, ma voglio dire, facciamo parte della stessa realtà. Ecco, a me sembra che queste tre grandi scelte, il territorio, di cui dobbiamo innamorarci nuovamente perché ciascuno sia veramente dentro al proprio territorio, le 5 zone. Poi
i diversi uffici, ma articolati in quelle tre grandi prospettive, e questi momenti di confronto possano aiutare a fare in modo che la Chiesa sia capace di prendere, diciamo, coscienza di chi è e di avviarsi, perché non si resti in questo deserto. Chi fa la differenza però, e qui mi rivolgo a voi, ed è la ragione per cui anche oggi vi abbiamo scomodato, siete voi, ciascuno di voi. La Chiesa poi, come qualsiasi realtà, fa qualcosa sempre attraverso singoli, ciascuno dei quali fa la differenza. E ciò che fa la differenza stasera sono i catechisti che siete qui presenti, gli operatori della liturgia che siete qui e gli animatori della Caritas. Ciò che consente alla Chiesa di camminare siete voi, perché senza quello che voi fate la Chiesa rimarrebbe in questo deserto immobile, rimarrebbe a disperarsi, rimarrebbe in qualche modo senza la possibilità di prendere la strada, perché la strada la fanno quelli che la percorrono. Qui siamo nella Valle Santa e qualche volta si dice, non senza un po' di ironia, che si parla sempre di cammini, ma poi non si vedono molti camminatori. Ecco, il cammino c'è, però ci servono quelli che lo percorrono, e la Chiesa ugualmente c'è, ma chi dà gambe alla Chiesa siete voi. E allora vorrei che ciascuno di voi ritrovasse consapevolezza del proprio servizio, al netto di tutte le fatiche, gli sconforti, le disillusioni che state magari attraversando. Vorrei qui ispirarmi per descrivere il catechista a un'immagine che è quella che il direttore dell'ufficio catechistico, padre Mariana, ha utilizzato in un articolo che compare questa settimana su Frontiera. Lui sta su Frontiera raccontando diverse parole che possano essere un po' un vocabolario per cui ci si intende. E tra le parole che ha tirato fuori c'è quella che significa educare, e traduce educare con la parola accompagnare. Chi è il catechista secondo questa interpretazione? È uno che fa la strada non dall'alto e neanche dall'esterno, ma facendo appunto la strada insieme. Padre Mariano si spinge fino a dire che stare seduti sugli scalini di una chiesa a cercare di, diciamo così, lenire le pene d'amore di qualche iniziando alla cresima potrebbe risultare qualche volta più efficace che un'ora di catechismo. Adesso, a parte l'audacia dell'immagine, diciamo così, mi sembra importante questo per dire che accompagnare poi è quello che voi fate, cioè non è semplicemente l'ora di catechismo, ma è cercare di farseli amici, cercare di stabilire un contatto che vada ben oltre quell'ora. Per cui educare significa appunto fare un tratto di strada insieme, con tutto quello che questo comporta, perché è chiaro che è molto più impegnativo accompagnare che semplicemente fare o emettere, diciamo così, delle istruzioni. Però mi sembra che questa del catechista che è un accompagnatore è decisivo se vogliamo svecchiare l'immagine. Io non credo che sia tanto una questione anagrafica e neanche di sesso il punto. La questione vera è se riusciamo ad essere persone che accompagnano oppure no. Chi è l'operatore liturgico? Qui mi viene in soccorso padre Ezio, che parlando ai preti ha parlato della liturgia che ha un obiettivo, quello di essere una festa che risplenda per nobile semplicità. Quali sono in genere invece le cose che accadono quando si ha a che fare con una celebrazione? O si ha la sensazione che è una cosa improvvisata, sciatta, per così dire buttata lì, oppure qualche volta, devo dire più di rado, si ha la sensazione di qualcosa di ricercato, di qualcosa di un po' affettato. La nobile semplicità è
una celebrazione nella quale non c'è né improvvisazione né c'è ricercatezza, ma ciascuno sa quel che deve fare e mette questa propria disponibilità a servizio degli altri. In concreto, una celebrazione nella quale uno si sente accolto è una celebrazione che parte da piccole cose. Per esempio, avete visto, noi siamo arrivati qua dentro, era freddo o era caldo? Se sta bene, tutto sommato. Già fosse stato freddo, già questo era un modo per non... Si sente l'amplificazione o non si sente? Si sente. Già questo è un aiuto, perché noi diciamo sempre la parola che salva. Ma, come dice sempre un mio zio un po' anziano, se io non sento sta parola, come mi fa a salvare? E molte volte non è questione che non si sente, è questione che chi la legge non la interpreta. Io mi ripeto sempre alla battuta di Chiarinelli, però lasciamo perdere, perché l'abbiamo letta stamattina nell'ufficio delle letture, di quel tale, ma già l'ho raccontata, quindi mi... Allora, questo stava leggendo il passo dell'Esodo, dove Mosè si trova di fronte al rovito ardente, e legge, che è una delle pietre miliari della rivelazione, in quel momento si sente questa voce che dice togliti i calzari, e questo invece lesse togliti i calzoni. Togliti i calzoni. Allora, calzare i calzoni può, diciamo così, cambiare, diciamo così, la dinamica di una celebrazione, ma non è che sempre ci sono questi grandi pericoli, è che molte volte la parola non viene percepita, e la liturgia, direbbe padre Ezio, è sapientemente costruita. Domani ascolteremo tre passi, come sempre, alla domenica, ciascuno dei quali ha una sua grande forza, ma se la prima lettura non si percepisce, la seconda viene biascicata e il Vangelo diventa difficile. Allora, nobile semplicità significa non che dobbiamo leggere come attori, come Gassman, però dobbiamo leggere in modo tale che le tentazioni domani siano in qualche modo comprensibili. Tutto questo richiede non improvvisazione, richiede di fare delle scelte. Ecco, questa a me sembra essere una cosa che fa la differenza. Anche chi è estraneo, spesso ci sono alcuni momenti, tipo le esequie e anche i matrimoni, in cui vengono tante persone che non hanno nulla a che fare, diciamo, con la vita abituale, però fanno la differenza, cioè si rendono conto se la celebrazione è parlante oppure no. Allora, la nobile semplicità è quella di chi vive il proprio servizio per questo scopo. Terza dimensione, quella della carità, che, stando a Don Fabrizio, in questo periodo, ma non solo in questo periodo, deve essere caratterizzata da due elementi. La carità è concreta, quindi non ha di suo il compito di fare troppe analisi, ma di rispondere a dei bisogni concreti, come in questi mesi in cui su ad Amatrice la Caritas ha dato a 60 famiglie un container dentro il quale hanno potuto vivere piuttosto che dentro al camper, mentre lo Stato, per i suoi problemi anche burocratici, andava valutando come realizzare le SAE. 60 famiglie, me ne viene in mente una, lei che sta facendo la chemio all'Aquila, e lui che nel periodo della neve, come sempre succede in questi casi, è andato fuori strada con la macchina e si è rotto le costole, si sono ritrovati dal camper dove ormai gelavano dentro a un container. Non vi dico la gioia di poter stare in uno spazio che non è certamente una suite, però rispetto a dove stavano è stato un salto. La carità è concreta, dà risposte concrete, come nell'emporio dove ogni giorno arriva il pane, dove ogni giorno si distribuiscono vestiti, dove ogni giorno è possibile anche andare semplicemente per prendere un caffè e incontrare qualcuno in quel deserto. È concreta la carità e non ha secondi fini, cioè lo scopo non è
né quello di fare proseliti, né quello di avere qualche partita di ritorno in qualsiasi forma, e perciò va fatta, non va neanche forse troppo sbandierata, se non fosse come in questo caso per renderci conto di che cosa è. Ecco, queste tre dimensioni secondo me sono ciò che fanno la Chiesa che siamo noi. Detto questo, e vengo già al secondo piccolo passo, abbiamo descritto un po' chi è la Chiesa, vorrei brevemente dire quale deve essere l'atteggiamento di noi che vogliamo essere Chiesa in questa forma che abbiamo appena finito di descrivere. E l'atteggiamento fondamentale lo tiro fuori da una parola che è quella che Papa Francesco utilizza nel suo testo, che è un po' voluminoso, ma che io raccomando alla vostra lettura, non da leggere in sequenza, ma ogni tanto di farvi riferimento, che è l'Evangelii Gaudium. L'Azione Cattolica, che ha fatto di recente la sua assemblea, ha detto giustamente che si tratta di un documento programmatico. Ogni Papa ce n'ha uno di documento dal quale è possibile capire il suo pensiero. Paolo VI ne aveva un altro, che aveva a che fare proprio con la Chiesa, l'Ecclesiam Suam. Questo Papa ha Evangelii Gaudium, già questo dice tutto, la gioia del Vangelo. In questo testo, che ripeto è molto impegnativo come volume, però ha un linguaggio piuttosto discorsivo, non è un testo del Magistero solito, è scritto evidentemente da uno che è latinoamericano, non è un latino semplicemente, latinoamericano, quindi c'ha qualche guizzo in più. Usa una parola che io vorrei fosse un po' sufficiente a descrivere questo secondo passo. La parola è primerear, che mi si dice in spagnolo significa prendere l'iniziativa, primerear. E in che consiste questo primerear? Consiste nell'esatto contrario di quello che lui definisce negativamente come il pessimismo sterile. Il pessimismo sterile è quello di chi, di fronte al deserto, si limita a sfogarsi rispetto al fatto che non vengono, non si vedono, non c'è più nessuno, siamo rimasti in quattro, non si sa più che cosa fare. Il pessimismo sterile è un po' quell'atteggiamento che ci blocca, ma non perché non abbiamo ragioni, perché ce ne sarebbero tante di ragioni. E lo dico soprattutto in rapporto a chi ha fatto questo da tanti anni, perché un conto è chi inizia, un conto è chi ha dato la vita per questo genere di servizio. Però il Papa, lui per primo, dice che l'atteggiamento sano è quello di primerear, cioè di prendere l'iniziativa, che significa non giocare semplicemente di rimessa. Calcisticamente significa quando uno sta sotto la pressione della squadra avversaria e si limita a fare il catenaccio, che era la pratica della nostra nazionale negli anni 70-80, e neanche smette di giocare, ma addirittura ha l'ardire di prendere l'iniziativa, cioè di inventarsi qualcosa per cercare di rimettersi a contatto con gli altri. Questo mi pare che sia l'atteggiamento sano, che non è ingenuo, perché è consapevole delle difficoltà. Però qui delle due l'una, come ben mostrano queste due diciamo frecce, il terremoto, e non solo quello fisico, ma quello che coinvolge la Chiesa. Avete letto che i musulmani, ma non sto dicendo questo perché dobbiamo creare un fronte anti, sono la religione che in proiezione cresce più a dismisura per effetto naturalmente dei trend demografici e non solo. Verrebbe da dire, ma rimarremo un po' cristiani? Però delle due l'una, in questo deserto, o facciamo di questa cosa un'occasione per riprendere l'iniziativa, oppure abbandoniamo il campo. E lo si può abbandonare il campo senza doverlo fare fisicamente, ma semplicemente assumendo questo atteggiamento da pessimista, sterile, cioè di chi ormai è rinunciatario.
E si può essere rinunciatari proprio perché non è che uno sia cattivo, semplicemente si è stancato. Allora, prima Rear mi pare che ci dica quale debba essere il nostro atteggiamento, che non può essere semplicemente uno sforzo di buona volontà, ma deve essere qualcosa che ha a che fare con la nostra fede, nella quale è sempre Dio che viene incontro. A noi sembra che siamo noi che andiamo verso di Lui, ma in realtà è sempre Lui che ci precede. E quando Gesù dice ai Suoi che li precede in Galilea, è come se volesse dirci che a dispetto delle apparenze, anche là dove sembra che non ci sia più niente da poter fare, in realtà Dio c'è già lì. Noi non è che ce lo portiamo Dio, noi aiutiamo semmai a farlo emergere, a farlo scoprire. Allora, l'atteggiamento importante è questo del prendere l'iniziativa, cioè avere di nuovo il coraggio di fare qualche proposta. Guardate che questo riguarda noi come Chiesa, ma riguarda un po' tutti, eh? Questa mancanza di iniziativa ormai lo si vede anche in tanti altri ambiti, dove molti abbandonano. Spesso, che so io, nelle prologo, in tante iniziative anche di carattere pubblico, molta gente a un certo punto dice basta, non ne posso più, perché qui tanto stai a fa, ma non ne viene niente fuori alla fine, e lo posso comprendere. Ma il credente è tale perché non si lascia misurare, perché sennò molte cose non le faremmo mai se dovessimo seguire solo il buon senso. Prima Rear, allora, è questo atteggiamento che, invece che essere semplicemente rassegnato e magari di farsi prendere dalla malattia di dire come era una volta, che era veramente una cosa bella, cerca di reagire e di riprendere l'iniziativa, dove il punto è che, se mai fosse stato possibile una volta, devono venire, non esiste, nel senso che qui alla domenica, quando ritroviamo attorno all'altare quelle 10 persone, dobbiamo dire meno male che ce ne stanno 10, dobbiamo dire semplicemente le altre dove stanno, lo dobbiamo pensare, ma dobbiamo dire ce ne stanno almeno 10, perché se no l'atteggiamento che ne viene poi di conseguenza è quello di dire lasciamo stare. E allora avere l'iniziativa significa assumere un atteggiamento che non è rinunciatario. A me sembra che questo sia quello da cui tutti dobbiamo guardarci. Prima Rear. Il Papa che cosa sta facendo da par suo a livello generale? Non indulge troppo alle analisi sconfortanti circa tanti dati che potrebbero dire che la gente abbandona. Lui viene dall'America Latina. In America Latina non so solo fiori e rose, eh. Quanti sono quelli che passano dal cattolicesimo alle varie sette? Però il punto è di non abbandonarsi alla tristezza di questi dati, ma di avere l'audacia di riprendere l'iniziativa. E questo è il primo passo, che è un passo però importante, perché dice che non stiamo alla canna del gas, che ancora oggi è possibile fare qualche esperienza positiva e propositiva, perché se ci manca questo diventa difficile voler, come dire, coinvolgere altri. Secondo passo importante, lo abbiamo detto ma lo approfondiamo, è quello di comprendere che in questa ripresa di iniziativa, alla fine, noi per primi siamo coinvolti, perché nessuno di noi, rispetto alla fede, può mai dire di essere veramente arrivato. Non più tardi dell'altro ieri, il Papa, a San Giovanni in Laterano, ha parlato a tutti i parroci di Roma e ha fatto una riflessione sostanzialmente su questo, sulla capacità di progredire nella fede. Parlando ai preti, ai suoi, sostanzialmente ha detto: valutate se state progredendo nella fede. Che significa questo? Che in realtà
nel mentre facciamo proposte agli altri, noi siamo i primi in qualche modo ad esserne parte in causa, perché rispetto alla fede nessuno può mai dire di essere arrivato. E progredire nella fede è una sfida allora per tutti, cioè ha a che fare non con noi, o meglio, non tanto con quelli che vorremmo raggiungere, questo progredire nella fede, cioè concretamente. Non so solo i ragazzetti del catechismo che devono progredire nella fede, e non so neanche quelli che vengono a messa sì e no la domenica, e neanche quelli che raggiungiamo con le azioni della carità. Progredire nella fede è un qualche cosa che ci riguarda tutti, e a mio parere c'ha tre cose su cui dobbiamo insieme, diciamo, cercare di progredire. Dobbiamo progredire nella creatività, nella fraternità e nella quotidianità. Sto per arrivare alla conclusione. Nella creatività, che significa non che dobbiamo diventare folcloristici. Una cosa che qualche volta mi fa male è quando vedo che la fede e la religione è ridotta a folklore. Però bisogna pure dire che certe volte ci mettiamo del nostro, e cioè che ci sono talvolta qualche personaggio nel nostro ambiente che è veramente folcloristico. Folcloristico che significa? Cioè che dà l'idea di non essere uno che vive dentro al suo tempo, ma che è un po' piombato da un'altra epoca storica. Era il grande pericolo che profetizzava Pasolini negli anni 70. Diceva lui, che è stato un personaggio controverso, però ha avuto delle intuizioni molto lucide, tra le quali questa: attenzione, questo bel paese che verrà saccheggiato da questa nuova forma di industrializzazione e di economia rampante, la religione non la cancellerà, ma la ridurrà a folklore, a intrattenimento, a qualche cosa che fa parte, per così dire, della cultura del posto. C'è appunto anche questo pericolo di essere ridotti a folklore. E questo però accade quando continuiamo a fare le cose di sempre senza la creatività necessaria. Faccio un esempio, non so se qui c'è qualche membro di qualche confraternita. C'è qualche membro di qualche confraternita? Perché volevo dare anche un annuncio, cioè che il 22 aprile Padre Mariano e Don Mariano, che fin qui è stato il responsabile, invitano tutti i capi delle confraternite a un appuntamento presso la parrocchia di Quattro Strade, proprio perché le confraternite sono una realtà, magari forse, a Rieti c'è quella di Sant'Antonio per esempio, non vedo qui, però insomma esiste, almeno a giugno la vediamo bella significativa. Allora, qual è il rischio del folklore? È quello di fare le cose stancamente e senza che ce ne accorgiamo, perdendone il significato originario. Voi fateci caso, ma non solo qui nella zona della Sabina, in tutta l'Italia, spesso nelle guide turistiche, tra gli appuntamenti si segnalano, accanto alle sagre, anche le feste patronali, dove non si capisce bene dove finisce l'una e cominci l'altra, che ci sta pure bene per certi aspetti. Se però le feste patronali fossero non solo, diciamo così, l'occasione della sagra, ma fossero anche la ragione profonda della sagra. E a me sembra che se manca la creatività ci facciamo scippare queste feste, che però poi vengono in qualche modo ridotte a folklore, dove c'è la kermesse, ma la messe non c'è più, c'è solo la kermesse, cioè la messe è finita. E questo è l'esito è quello di una creatività che non c'è stata, e giustamente la gente che comunque la festa la vuole fare se la fa in altra forma, magari utilizzando anche Sant'Antonio. In uno dei nostri paesi c'era una statua di Sant'Antonio che mi aveva un po' sorpreso, perché non mi sembrava Sant'Antonio col porcellino, perché, come potrebbe dire Focaroli, ce l'ha presente lui,
in questa statua di Sant'Antonio, stranamente, aveva da una parte il cuore e dall'altra aveva una specie di bastone. Dico, ma che Sant'Antonio è questo? Poi, guardando con più attenzione, ci siamo resi conto che in realtà quella statua originariamente era Sant'Agostino, non era Sant'Antonio. Però è stato aggiunto il porcellino sotto ed è stato messo il cuore nell'altra e miracolosamente Sant'Agostino, che non diceva assolutamente niente agli abitanti, è diventato Sant'Antonio. Fin qui può succedere, ma la cosa più pericolosa è quando queste feste sono completamente svuotate. Ma perché sono svuotate? Perché da parte nostra manca la creatività. La creatività consiste nel fare le cose ogni volta in una forma nuova, perché quando si ha la sensazione di farle in modo abitudinario, sicuramente questo finisce per essere stucchevole. Allora la creatività è una condizione che dobbiamo assolutamente cercare di raggiungere, che spinge ancor prima di programmare a pensare alle cose. E direi che questa è una prima maniera per crescere anche nella fede, perché la fede è tutt'altro che un vestito vecchio, come spesso si ritiene. La fede è la quintessenza della novità, della creatività, perché Dio fa nuove tutte le cose. Se noi invece diamo l'idea di essere personaggi dell'Antico Testamento o gente ormai passata, vuol dire che è venuto meno questo aspetto della creatività, che consiste nel mettere in collegamento quello che facciamo oggi con la grande tradizione della Chiesa. E la tradizione, a dirla tutta, è proprio quando il fiume scorre e non quando si ferma. E per noi questo è decisivo, perché se non siamo capaci di trasmettere a quelli che vengono dopo di noi un barlume della fede che ci appartiene, abbiamo mancato il nostro obiettivo, perché la fede è questa tradizione, cioè questa consegna. Però per fare questo ci dobbiamo in qualche modo far misurare dalla creatività, cioè dalla capacità di non ripetere semplicemente le cose, ma di trovare ogni volta quell'aspetto che può incuriosire, che può in qualche modo coinvolgere l'altro. Ma scusate, ma non è pure per voi così? Una cosa che vi sembra già vista vi annoia. Una cosa invece che vi sorprende per un aspetto vi coinvolge. Creatività, fraternità, e qui non mi riferisco solo ai frati, eh? La fraternità consiste in quel progresso nella fede per cui riusciamo a trovare anche più concreto ciò che ci lega piuttosto che ciò che ci fa differenti. La fraternità, ed è una delle ragioni di questo appuntamento, è dire, vabbè, io sono dell'Azione Cattolica, faccio per dire, o io sono del Movimento Carismatico, io ho fatto un'esperienza che mi ha cambiato la vita nel cammino neocatecumenale, io sono un prete, io sono un frate, io sono una suora. Però la fraternità significa ritrovare quello che ci unisce tutti al di là delle differenze e che ci dovrebbe anche dare la percezione che ci sono dei momenti in cui questa espressione della nostra fraternità trovi una forma, perché se sono tanti fratelli ma non si ritrovano mai insieme, chi è quella famiglia, chi è la mamma che non vuole che ogni tanto i fratelli si ritrovano insieme? Dice sì, ma siamo fratelli, ma ognuno, ho capito, questo va bene, però ci devono essere anche dei momenti, se è vera questa fraternità. E allora vorrei dire che tutto ciò che ha a che fare anche con questi momenti più diocesani, che non vanno moltiplicati, ma vanno scelti in modo oculato, come questo, come l'incontro pastorale, come la veglia di Pentecoste, non sono cose in più, sono cose che in qualche modo ci restituiscono la nostra identità. E fraternità significa anche allora guardare oltre il proprio ambito. Non è solo ciò che fa l'educatore ACR che è importante, se poi l'educatore ACR non è capace di vedere oltre il proprio orticello, quello che succede magari anche in mezzo agli scout. E perché no? Trovare anche qualche forma
per cercare insieme di fare qualche cosa con persone che magari hanno la stessa età e probabilmente frequentano la stessa scuola. La fraternità, perciò, direi che è questa capacità di coltivare rapporti distesi e profondi, ma vorrei dire anche tra le diverse parrocchie, la fraternità tra le diverse zone pastorali. Qui c'è Don Mario Mandarini, presente. Don Mario Mandarini è parroco a Torano, c'è presente lo svincolo direzionale Torano. Ecco, lui sta lì sotto la torre, giusto? Ecco. Ma il fatto che stia a Torano non significa che non faccia parte di questa comunità. E il fatto che lui da Torano, da sotto la torre, si è mosso ed è venuto oggi qui, è un segno concreto della fraternità, perché vuol dire che si sente di appartenere a questa Chiesa. La fraternità è coltivare questi rapporti distesi e profondi e passare, come direbbero i giovani del meeting, dall'io al noi, dal mi a lui, da questo che faccio io semplicemente a una prospettiva più ampia che è la Chiesa, il noi della Chiesa. L'ultima cosa, e ci avviamo a concludere, è la quotidianità, che significa la continuità, cioè la capacità di dare a quello che proponiamo l'effetto di qualcosa che dura nel tempo, perché le cose che cominciano e poi finiscono o che vengono annunciate e poi si interrompono prima non danno il senso dell'accompagnamento, ma piuttosto quello dell'abbandono. Allora la quotidianità significa che al di là di quello che facciamo, che certe volte sembra non aver presa, quello che sicuramente invece aiuta le persone a sentirsi accompagnate è proprio la continuità di quello che facciamo, cioè il fatto che siamo capaci di reggere all'usura del tempo, perché questo è quello che ci aiuta gradualmente non solo ad entrare in contatto con gli altri, ma anche a dare agli altri il senso di questa vicinanza che non è a episodi, ma che ha appunto questa capacità di accompagnamento. Direi che questa quotidianità significa anche fare cose che non diano il senso della confusione, aprire e chiudere file diversi, ma cercare di avere il coraggio di dare continuità alle cose che facciamo. Non è che una cosa la facciamo, siccome poi vediamo che non funziona una volta, ricambiamo tutto. Cioè diamo continuità alle cose, e questo significa quotidianità, cioè dare alla nostra esperienza questo senso di normalità che si fa apprezzare nel tempo. Per chiudere allora, vorrei dire che al di là di quello che facciamo, questo nostro camminare con la Chiesa fa progredire noi per primi nella fede e ci consente di andare incontro, secondo me, a quelle che sono tre grandi priorità oggi, che sono i giovani, le famiglie, dico le famiglie non nel senso che ci stanno tante famiglie, ma le famiglie, cioè ciascuna presa per sé, e i poveri. Cioè ogni parrocchia, ogni zona pastorale dovrebbe avere questi tre, diciamo, obiettivi, target, direbbero i pubblicitari. I giovani. Cominciamo dai giovani. Qui i giovani presenti potrebbero dire: siamo pochi, irrilevanti e cervelli in fuga. Ogni tanto parte qualche cervello. Mai che partisse qualche braccio, partono solo i cervelli qua, non partono le gambe, i cervelli. Allora, i giovani effettivamente sono pochi e per questo sono diventati ancora più preziosi. Sono irrilevanti perché spesso non hanno possibilità di dire la loro e di fare la loro. E poi spesso sono, per così dire, in fuga. Quante volte, dopo aver coltivato a lungo un rapporto, arriva il momento dell'università, arriva il momento del lavoro, arrivederci. Però devo dirvi che anche nelle comunità più piccole tu trovi sempre quei 3-4
giovani. Puntare sui giovani significa che anche dove ce ne sono 3-4 occorre fare spazio ai giovani. Occorre trovare qualsiasi cosa purché si sentano innanzitutto accolti e si sentano soprattutto messi in grado di poter fare loro qualche cosa. Perché, come ho detto già più di una volta, i giovani rispetto a noi più stagionati hanno una marcia in più, che è il fatto che hanno meno cellule in necrosi di noi. E quindi questo significa che non c'è niente da fare. I giovani hanno dalla loro una condizione che è provvisoria, questo vorrei chiarirlo, non è che è provvisoria, cioè dura poco, quindi però voi ce l'avete e quindi fin quando ce l'avete occorre che i giovani abbiano una priorità. Allora che significa che questi sono una priorità? Significa che senza di loro non andiamo da nessuna parte, perché senza qualche giovane che dia a noi modo di annusare quello che sta succedendo, rischiamo di andare dalla parte sbagliata. Dei giovani abbiamo bisogno, ma non in modo giovanilistico, in modo che loro si possano esprimere. E dobbiamo trovare la forma per superare anche quell'imbarazzo che viene a noi più stagionati di fronte a un giovane, perché io credo che i giovani sono imbarazzati quanto noi. Allora questo reciproco imbarazzo produce l'estraniamento. E invece io credo che abbiamo tutti, sia i giovani che gli anziani o gli adulti, da imparare. I giovani, le famiglie, che pure sembra essere un campo di battaglia, le famiglie, qui comincerebbe la geremiade, sono in crisi, sono frastagliate, hanno tante difficoltà economiche, e dove le metti le mani? E invece no, le famiglie sono i nostri principali interlocutori. Qualsiasi iniziativa deve tener conto della famiglia. Perché? Perché la famiglia, come ha detto Papa Francesco, con una bellissima immagine in Amoris Laetitia, è il modo per addomesticare il mondo. Addomesticare il mondo lo si fa solo attraverso le famiglie. E dunque le famiglie restano per noi il privilegiato interlocutore che dobbiamo sempre di continuo ritrovare, anche a dispetto delle difficoltà che vivono oggi tutte le famiglie. E l'ultima cosa sono i poveri. E questo lo so, che forse la Chiesa ce l'ha sempre avuta questa chiarezza dei poveri. Pensate, mi ha colpito, alle preghiere liturgiche torna sempre questo tema dei poveri. Però bisogna dire che Papa Francesco un pochino ci sta spronando. L'altro giorno ad Amatrice sono arrivati due vescovi con un pulmino. Uno dei vescovi portava il pulmino e questo arcivescovo è l'elemosiniere del Papa, che si chiama Conrad. Io quando l'ho visto che portava il pulmino dico: porco cane, qui veramente si sta a sbracare il mondo. È venuto lui e accanto a lui c'era un altro arcivescovo che è stato per molti anni il maestro delle cerimonie del Papa, di Papa Wojtyla, Monsignor Marini. Con sto bel pulmino sono venuti ad Amatrice a caricare prodotti da alcune aziende. Hanno caricato guanciale, un po' di formaggi, yogurt, sì, sono queste cose qua. Sono andati in due a Casale Nibbi da un'altra piccola azienda e poi sono andati al solumificio Sano sulla Salaria. Ecco, mi veniva da pensare, perché questi sono venuti tutti e due vestiti con una giacca a vento, infatti c'era una signora molto simpatica, dico: ma guarda che questi sono arcivescovi, li devi salutare. E lei dice: ma guarda, a noi di qualsiasi religione so va bene tutto. Dico, ha detto arcivescovi, non è che sono dell'altro. Quindi abbiamo salutati questi appartenenti a un'altra religione, ma la cosa che mi ha colpito è proprio il fatto che obiettivamente questo Papa ci sta dando l'idea che i poveri non sono una cosa da pensarci quando non abbiamo nient'altro. I poveri sono una sfida che dobbiamo affrontare.
e che non deve essere appannaggio solo di quelli della Caritas, perché ci sono tante questioni urgenti. A me, non più tardi dell'altro giorno, è venuta una che sta per essere sfrattata dalla casa e si ritrova malata, divorziata, ormai sola, senza poter contare su nessuno. Ma di questi casi ce ne stanno, li conoscete tutti. Tutti vengono a bussare alle case delle suore. Ecco, quello che già fate e che facciamo fa parte del nostro progredire nella fede. Questi sono i nostri obiettivi, i giovani, le famiglie e i poveri. Non sono semplicemente un problema, cioè, lo sono pure, perché a questo andando bisogna trovare la casa. Lo sono pure perché sempre di più crescono richieste, anche per il discorso del terremoto, di persone che vogliono venire ad abitare qua. E quindi dobbiamo mettere a disposizione le poche cose che abbiamo. Però direi che queste tre priorità ci dicono se stiamo camminando nella direzione dell'attraversare il deserto. Concludo allora dicendo che dobbiamo fare nostro quello che ormai è diventato un must dell'educazione postmoderna. Cioè oggi si dice, si impara facendo, lo dicono sempre così da tutte le parti, eppure noi dobbiamo imparare facendo. E allora vorrei, guardando all'immediato futuro, dire alcune cose in cui potremmo imparare facendo. E la prima cosa che potremmo imparare facendo, dopo aver dato per scontato questo, è il tempo che stiamo vivendo, la Quaresima e la Pasqua. Non dobbiamo inventarci chissà che cosa, ma direi che questi due tempi, non a caso definiti forti, possono essere delle occasioni per inventare qualcosa di nuovo, o meglio, per fare qualche proposta nuova. So per esempio che le religiose hanno proposto in alcune delle loro case un momento di lezione divina, so che c'è la benedizione delle famiglie, oppure ci sono dei momenti di riunione di quartieri che si incontrano con il parroco. Tutto ciò che in qualche modo diventa proposta è ciò che è necessario per vivere il tempo della Quaresima come una preparazione alla Pasqua, che sia veramente un momento in cui non soltanto la natura si risveglia, ma in qualche modo ci risvegliamo anche noi con essa. E in particolare qui vorrei sottolineare a tempo debito l'importanza della Settimana Santa. Qui siamo tutti coinvolti, catechisti, operatori liturgici, animatori della Caritas. La Settimana Santa è in nuce tutto quello che è il mistero cristiano. Dalla Domenica delle Palme, passando per il Triduo Pasquale, si ha tutto ciò che è cristiano, questo passaggio dalla morte alla vita. Ecco, io credo che se non vogliamo diventare folcloristici, dobbiamo fare in modo che il tempo della Settimana Santa sia ripensato con creatività, sia ripensato con fraternità, perché le cose vanno fatte insieme, e sia ripensato anche con quotidianità, cioè dando continuità a questo tipo di esperienza. E poi avremo a Pentecoste questo momento della veglia che ci farà ritrovare tutti insieme. Secondo, seguire e anche qui cercare di fare delle feste di prima comunione e di cresima, alcune sono spalmate prima dell'estate e altre dopo l'estate, un momento veramente di tutta la comunità. La festa della prima comunione e della cresima, quindi sto parlando di cose molto, diciamo, normali, secondo me sono una grande occasione e possono diventare una forma perché tutti si partecipi, se anche qui mettiamo dentro creatività, fraternità e continuità. Spesso le grandi feste sono per il parroco un momento di stress. Tutti noi siamo stati parroci e sappiamo che il giorno delle prime comunioni spesso abbiamo sbroccato in qualche momento, vuoi col fotografo, vuoi con la fioraia.
i momenti in cui abbiamo il massimo della partecipazione, in cui quelli si avvicinano per una volta e noi, mi ci metto io per primo, sbrocchiamo, perché il fotografo non è uno, ma diventano 15. E allora questo crea un problema. Però alla fine resta la litigata che abbiamo fatto col fotografo, piuttosto che quella che è stata la festa. Allora, preparare con accuratezza le feste di prima comunione e di cresima significa giocare con largo anticipo, prevedendo tutto quello che può accadere, perché è difficile tenere insieme tutto questo, ma questo non può farlo soltanto il parroco, richiede una regia. Liturgicamente, l'anno scorso abbiamo cominciato a fare alcune scelte, fare in modo che la celebrazione della cresima duri un'ora, non di più, ma questo significa allora che non ci siano cose lasciate alla libera invenzione del momento, che siano quattro le preghiere dei fedeli, che non ci sia una processione offertoriale interminabile, perché non è detto che quel giorno bisogna fare tutto quanto, ci saranno anche altre occasioni, che sia invece curato il momento proprio dell'amministrazione del sacramento. E poi vorrei dire che quel momento della cresima, cioè l'olio profumato con l'unzione, quello resti il dono. Io devo dire che anche i doni che facciamo noi parroci, perché tutti noi l'abbiamo fatto, io li collocherei in un altro momento, perché alla fine finisce per essere più importante la solita pergamena che facciamo come nostro regalo, che non il momento sacramentale con tutto quello che questo comporta. Ci possono essere altri momenti, anche perché il parroco ci sta tante volte insieme con le persone in quel momento della prima comunione della Cresima, e fare in modo che le prime comunioni delle Cresime siano una festa non folcloristica, ma di popolo. Un'altra cosa in cui possiamo imparare facendo è certamente le feste patronali che si succedono soprattutto nel periodo estivo, e dove in qualche modo come Chiesa non dobbiamo semplicemente dire ci sono dei comitati d'affari, ma è necessario dire dobbiamo preventivamente cercare di trovare la strada, perché se poi si arriva quando le cose sono fatte vuol dire che non ci siamo mossi a tempo debito. Le feste patronali hanno le loro ambiguità, però proprio per questo bisogna cercare anticipatamente con le confraternite e anche con le persone che si coinvolgono di farle andare nella direzione giusta, che è quella dell'evangelizzazione, della celebrazione, della carità. E da ultimo il tempo estivo. Diversi hanno esperienze importanti, campi scuola che sono molto preparati, che sono spesso pochi giorni ma nei quali si dicono cose molto importanti, durante le quali esperienze molti giovani hanno la possibilità di fare veramente un'esperienza importante di Chiesa che rimane per tutta la vita. I campi scuola sono un modo per vivere l'estate non semplicemente come evasione in cui tutti si sentono liberi, ma un momento in cui si può fare una bella esperienza. Ma accanto ai tempi del campo scuola ci sono anche i tempi del Grest, o come dir si voglia, che ugualmente sono delle belle occasioni in cui ci si ritrova, che dà anche l'idea che la Chiesa non è come la scuola che finisce a giugno e ricomincia a ottobre, come diceva quella a settembre, ma è ricominciata la scuola, la messa oppure la scuola. E invece no, la Chiesa non è che va in vacanza a giugno, non è che i preti diciamo chiudono a giugno e riaprono a ottobre, però per fare questo c'è bisogno di fare qualche esperienza, e quindi anche il tempo dell'estate è importante. Vorrei chiudere allora lasciando un po' di spazio al dibattito, alle 6 improrogabilmente finiamo anche noi, con una figura che immagino tutti amate e che mi sembra sia tarata per i nostri ambienti. Noi spesso diciamo che le nostre sono piccole comunità, che ci fai con 100 persone, 200 persone, che ci fai con 3 bambini? Ora, Don Lorenzo Milani a Barbiana aveva una popolazione complessiva di 150 abitanti. Ancora oggi ci siamo stati con i prof di religione, Barbiana, per arrivarci, nonostante ormai sia diventata una celebrità, bisogna fare una specie di mulattiera.
150 abitanti c'aveva Barbiana, e i primi bambini che sono andati nella sua scuola, che durava 365 giorni all'anno, erano 6/7. Nel momento di massimo fulgore la scuola ha raggiunto 20 bambini di diverse età. Eppure Don Milani è stato capace di rigirare la scuola italiana con la celebre lettera ad una professoressa, ma soprattutto con una capacità di saper imporsi addirittura all'attenzione, diciamo così, del paese, perché quello che faceva in quella piccola chiesa, dove accanto c'era una piccola piscina e qualche piccola stanza, aveva dalla sua una personalità testarda, ma anche una personalità credente. È morto a 44 anni, Don Milani, però a me sembra che questo ci debba in qualche modo scuotere. E lo dico perché più di una volta, quando ero parroco, sono andato a Barbiana, proprio perché qualche volta mi sembrava che nelle due piccole realtà in cui stava mi sembrava di non tirar fuori un ragno dal buco. Allora dico, fammi andare da Don Milani per ritrovare un pochino di energia. E devo dire che quei luoghi in qualche modo ci aiutano a fare qualcosa di importante ovunque, perché purché attraversiamo questo deserto che è dentro di noi e facciamo in modo di tracciare per gli altri una strada. Ecco, questo a me sembra che la Chiesa sia chiamata a fare.